Bentrovate in 5 minuti, oggi con noi in studio Marco Barbetta per parlare di un settore che in questo momento sta attraversando una fase abbastanza critica. Parliamo di zootecnia, qual è la situazione, Marco? Buongiorno, la situazione, diciamo, prima di analizzare un po' quella che tu hai definito giustamente una fase di crisi, direi di partire dal peso e dall'incidenza del settore della zootecnia all'interno del più ampio sistema agroalimentare Certo. italiano. Parliamo di un comparto forte, importante, che a fronte di un valore che ha superato nel 2014 17 miliardi di euro, ha inciso addirittura per il 30%, quindi poco meno di un terzo rispetto a quello che è il sistema agroalimentare, la PLV, il prodotto lordo del settore agroalimentare italiano. Un settore che da tempo ha deciso di puntare con decisione sull'internazionalizzazione, soprattutto se pensiamo ai trasformati, quindi sia a base di carne che a base di latte. Quindi è un settore anche che si distingue anche per una certa innovatività in alcune soprattutto aree del paese e per alcune specializzazioni. Venendo però giustamente a quella che tu definivi un momento di crisi, in effetti la crisi c'è. È una crisi che è stata portata alla ribalta, diciamo più alto ribalta mediatica dalle vicende francesi, nel senso che gli allevatori francesi, come insomma, si è letto sui giornali e si è visto in molti servizi televisivi, hanno protestato vivamente contro determinate condizioni, bloccando strade, facendo sit-in, e ciò ha portato poi il governo a stanziare un piano molto articolato di interventi che insomma, vale centinaia di milioni di euro. Tutto ciò ha riportato un po', dicevo, alla ribalta anche in Italia il tema della crisi, ma in realtà la crisi del settore, a mio avviso, è una crisi, diciamo, che ha radici un po' più profonde, una crisi strutturale. Se prendiamo ad esempio qualche riferimento dei singoli comparti, partendo non so, dalla carne bovina, che comunque rappresenta all'interno di quei 17 miliardi di euro circa il 20%, e nelle carni questa incidenza sul valore addirittura sarà al 30%, però parliamo di un settore che, come dicevo, ha una crisi diciamo, strutturale, data da un lato da alcuni elementi che sono comuni anche alle altre filiere zootecniche. Pensiamo ad esempio alle problematiche di sostenibilità ambientale degli allevamenti, piuttosto che a una serie di costi diretti e indiretti che incidono nei bilanci degli allevatori, ma anche delle, diciamo, delle peculiarità da cui derivano degli elementi di crisi specifici. È il caso ad esempio della forte dipendenza dell'allevamento italiano di carne bovina dall'estero per i capi da ristallo. Noi abbiamo una forte vocazione e anche specializzazione come paese per l'ingrasso dei vitelli e quindi importiamo da alcuni paesi, in particolar modo dalla Francia di cui si diceva prima, quote considerevoli di cosiddetti boutard, un termine francese che indica i vitelli di peso tra i 250 e i 400 kg. Se non sbaglio, i dati indicano nel 2014 un'importazione di oltre 360 milioni di euro, di cui 295 mila capi provenienti proprio da quella Francia che diciamo, ha adottato strumenti straordinari e che quindi potrebbero, questi strumenti potrebbero in realtà inasprire la concorrenza italiana. Un fenomeno questo dell'importazione dei capi da ingrasso che si è ridotto leggermente nell'ultimo periodo, però in realtà i dati ci dicono che questa riduzione forse è più imputabile a una contrazione dei consumi di carne interna o purtroppo alla chiusura di alcuni allevamenti. Accanto a ciò, dicevo, altri elementi di crisi comuni, di debolezza comuni anche ad altri settori, quindi costi diretti come ad esempio quello per le spese veterinarie, costi amministrativi, costi invece anche quelli più indiretti come gli ammortamenti e la manodopera, la cui sommatoria spesso addirittura risulta essere talvolta superiori ai prezzi spuntati dagli allevatori. Non solo carne bovina, ma anche carne suina, che ha gli stessi elementi diciamo, di crisi che ho citato per la carne bovina, ad eccezione anche in questo caso di una forte dipendenza dall'estero, perché noi siamo forti trasformatori, quindi siamo bravissimi fortunatamente a trasformare e quindi esportare prosciutti o altri prodotti, però dipendiamo molto dall'estero, tanto che il deficit di animali vivi suini ha superato i 96 milioni di euro. E infine un ultimo sguardo proprio al latte, un settore anche questo alle prese con una fase di difficoltà dettata dalla fine delle quote produttive, quindi che è un settore che chiede certezze per il futuro e le cui prospettive reddituali sono tutte da valutare. La stima, cioè le previsioni che si fanno
diciamo, sono quelle che la fine del contingentamento dell'offerta, quindi delle quote, comporterà probabilmente, presumibilmente, un aumento della produzione in tutta Europa con un calo ancora dei prezzi. Un settore anche che è al centro di una fase di volatilità che lo caratterizza purtroppo da tempo e che anche ha trovato le risposte non sempre efficaci da parte dell'Unione Europea. Questo è un po' il quadro. Alla luce di questo quadro che ci hai esposto nei dettagli, quali sono le azioni e quali sono, diciamo, le politiche da seguire in questo momento? Cosa si può fare? Sì, guarda, si può fare molto, nel senso che occorre, a mio avviso, diciamo, un progetto che da un lato riesca a calmierare la situazione di contingenza, quindi congiunturale, da un altro rilanci il comparto in prospettiva. In realtà in questo momento nel nostro paese diciamo, sono stati avviati dei percorsi anche abbastanza apprezzabili. Si pensa al decreto, il recente decreto legge sull'agricoltura che è stato approvato e convertito in legge, al cui interno contiene alcune misure per il latte. Poi in risposta a quella, diciamo, anche in risposta alla crisi francese e quindi alle proteste che si sono avute, è stato convocato recentemente un tavolo latte. Anche per definire poi i contenuti di quello che è il piano del fondo latte per la qualità, che era già stato approvato nella precedente finanziaria. A mio avviso siamo ancora in una fase interlocutoria e quindi è necessario fare proprio uno step e passare da una fase interlocutoria alla vera e propria operatività. La Confederazione degli Agricoltori, anche come un ruolo di coordinatore di Agriinsieme, è molto impegnata proprio in questi giorni. Il Ministero quindi ci ha chiesto di fare delle proposte sul piano tavolo latte. Parallelamente c'è un tavolo zootecnia, dove però siamo veramente proprio agli inizi e quindi la fase ancora più interlocutoria rispetto a quello del latte. Un altro fronte importante che deve viaggiare parallelamente è quello europeo, secondo me, perché diciamo, le misure anticrisi di cui l'Unione Europea si è dotata nel corso degli anni all'interno della PAC sono risultate insufficienti. Le crisi degli ultimi 10 anni lo hanno dimostrato, non solo nella zootecnia, ma penso alle crisi della frutta e ad altri comparti, perché queste misure sono state concepite, sono diventate una vera e semplice rete di sicurezza. Gli obiettivi della PAC, dell'ultima riforma della PAC, erano ambiziosi, nel senso che si diceva nelle linee guida, nelle relazioni introduttive, che sarebbero stati presi adottati strumenti e interventi per gestire le fasi di crisi. In realtà poi via via durante il negoziato, proprio per la natura stessa che il negoziato ha, che è un compromesso, in realtà questi obiettivi si sono affievoliti e via via, insomma, si sono persi, tranne alcune interessanti novità nello sviluppo rurale. Un'occasione c'è, perché sempre tornando al discorso della Francia, anche sostenuto dall'Italia, il commissario Hogan all'agricoltura, il commissario europeo Hogan per l'agricoltura, un po' sembra abbia cambiato rotta, nel senso che ha deciso un po' di riconsiderare la crisi del latte rispetto all'inizio legislatura e ha convocato un consiglio europeo straordinario il 7 settembre proprio per analizzare la situazione del latte, e quello secondo me è una prima occasione proprio per, non dico per modificare le norme europee, perché il processo è lungo, però per avviare, mettere sul tavolo una concreta riflessione da parte dei Paesi membri per rilanciare un po' il quadro di strumenti di gestione delle crisi del latte. Quindi diciamo che dobbiamo risentirti tra qualche settimana per vedere effettivamente tutte queste discussioni che state impostando come vanno avanti. Assolutamente, disponibile, arrivederci. Allora ti aspettiamo per un altro approfondimento, alla prossima. Grazie, arrivederci.